Ciao, sono Luca Riccardi, General Manager di Tecnon Italia, e oggi in questo video cercherò di rispondere alle domande principali che ci hanno fatto molti tuoi colleghi sul discorso sistemi di separazione di amalgama. Innanzitutto ti dico che dal 1 gennaio 2019 anche tu sei obbligato ad installare dei sistemi di separazione d'amalgama. Ma in particolare quali sono le domande o i dubbi principali che i tuoi colleghi hanno e forse anche tu hai? Andiamoli subito a vedere. La prima domanda è quanto costa mettere in regola il tuo studio. Chi è il tecnico autorizzato della tua zona che può installare questi sistemi? Chi recupera l'amalgama e ogni quanto tempo occorre recuperarla? Se puoi installare un separatore di amalgama solo su un riunito? Se è vero che su alcuni motori aspiranti non si può installare un separatore d'amalgama? E in ultimo, cosa devi fare se hai un controllo? Se anche tu vuoi conoscere le risposte, continua a vedere questo video. E ti prometto che al termine avrai una visione molto più chiara su da farsi e saprai muoverti nella maniera più conveniente. Quanto costa mettere in regola il tuo studio? In questo punto io parlerò in generale perché? Perché in base al tipo di impianto aspirante del tuo studio occorrerà installare una o più apparecchiature che ti descriverò di seguito ed è quindi necessario un sopralluogo di un tecnico autorizzato per ottenere un preventivo di spesa preciso. Facciamo degli esempi. Se tu hai un anello umido liquido da 1 a 3 riuniti, occorrerà installare un separatore Metasys ECO2 e una o più valvole sotto bacinella in relazione al numero di riuniti che hai. Quindi se hai un riunito, facciamo la somma, 649 più 316 è circa 950 euro. Se i riuniti sono due, dovrai aggiungere altre 316 euro. E così via. Se invece hai un anello umido liquido da 4 a 6 riuniti, occorrerà installare un separatore ECO2 tandem e ovviamente una o più valvole sotto bacinella in relazione sempre al numero di riuniti che hai. Cosa diversa invece se hai un impianto ad anello ad aria, perché se hai un impianto ad anello ad aria dovrai installare uno o più separatori centrifughi, carenati o scarenati, in relazione al numero di riuniti che hai. Carenato, se all'interno del tuo riunito c'è lo spazio per l'installazione, oppure pavimento, se sul tuo riunito non è possibile installarlo internamente. Ovviamente a questi prezzi vanno aggiunti i costi di manodopera del tecnico per l'installazione. La seconda domanda è chi è il tecnico autorizzato della tua zona che può fare un sopralluogo o un preventivo senza impegno nel tuo studio, ma soprattutto l'installazione di questi dispositivi nel tuo studio. Ti dico che Tecnomed Italia in questi mesi ha formato 127 tecnici dislocati in tutta Italia e questi tecnici sono preparati e soprattutto autorizzati all'installazione degli impianti di separazione di amalgama della Metasys. Per cui se vuoi conoscere chi è il professionista di fiducia che è più vicino a te, contatta l'area manager della tua zona. Questi sono i riferimenti dei nostri area manager in tutta Italia, quindi ti consiglio di fermare il video e di individuare l'area manager della tua zona. Chi recupera l'amalgama e ogni quanto tempo occorre farla recuperare? Una volta l'anno siete obbligati allo smaltimento dell'amalgama, quindi l'assistente dovrà sostituire i contenitori di recupero e stoccare questo contenitore con degli appositi sigilli in attesa del ritiro da parte di un'azienda autorizzata con cui avete fatto un contratto. Ecco, ho sentito dire ma se il contenitore non è pieno, se non è al 100%, questo non importa perché siete obbligati per legge a smaltire l'amalgama una volta l'anno. Sulla nostra e-commerce, a questo punto trovate i contenitori di ricambio e il ritiro dell'amalgama viene effettuata dalla società con cui voi avete fatto un contratto di smaltimento di rifiuti speciali. Vi devo dire che anche Metasys, oltre ad essere un produttore di separatori, offre a livello mondiale un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti d'amalgama. Se vuoi ulteriori informazioni, puoi contattare la ditta S Eco Servizi Ecologici. Di seguito trovi il numero telefonico e l'indirizzo email. Puoi installare il separatore di amalgama solo su un riunito del tuo studio? Il regolamento 852, in particolare articolo 10, paragrafo 4, dice che devi garantire che il tuo studio sia dotato di separatori di amalgama. Il testo è redatto in inglese originariamente, per cui nella traduzione risultava che il proprio studio
doveva essere dotato di separatori di amalgama. Ma con una nota firmata dal segretario generale del Ministro della Salute Giuseppe Ruocco sono stati chiariti alcuni aspetti di questo regolamento 852. In particolare si evince che è necessario garantire la presenza di almeno un riunito odontoiatrico dotato di separatore di amalgama. Quindi ovviamente l'uso e la rimozione dell'amalgama dentale deve avvenire esclusivamente utilizzando questo riunito. La risposta quindi è sì, unica accortezza è che occorre scrivere un documento, una dichiarazione, dove si attesta che si utilizzerà solo quel determinato riunito. Il facsimile di questa dichiarazione, che abbiamo chiamato PM001.00, la puoi scaricare su questo link. Una volta scaricata, compilerai questo documento e lo archivierai. Ti devo dire che in base all'impianto del tuo studio, mettere in regola un solo riunito potrebbe essere sconveniente. Quindi confrontati con il tecnico, che al momento del sopralluogo, che ti spiegherà perché è sconveniente e saprà consigliarti al meglio. Sul quinto punto, la domanda è vero che su alcuni motori aspiranti è impossibile installare il separatore di amalgama? Questa notizia è falsa. Questa notizia è falsa perché i separatori di metasis possono essere installati su qualsiasi tipo di motore aspirante, anello umido o anello liquido, sia nuovi che datati. Ovviamente sto parlando dei separatori metasis. Altre marche di separatori d'amalgama sono limitati e quindi non possono essere installati su tutti i motori aspiranti. Quelli di Metasys invece hanno delle caratteristiche particolari per cui è possibile montarli in qualsiasi situazione. Che cosa devi fare se hai un controllo? Se l'organo di controllo arriva nel tuo studio e vuole vedere se ti sei dotato di questi sistemi di separazione di amalgama, ti chiederà della documentazione. La documentazione che devi archiviare è la fattura di acquisto del sistema di separazione di amalgama, la fattura di installazione del tecnico autorizzato, la certificazione ISO 11143 del sistema di separazione di amalgama che hai acquistato, il contratto con l'azienda di smaltimento dei contenitori di amalgama e in futuro la relativa documentazione dell'avvenuto ritiro dell'amalgama da parte di questa azienda. Come dicevamo prima, il documento TM001.00, dove si dichiara di effettuare rimozione di amalgama solo su un determinato riunito, nel caso tu voglia regolarizzarne soltanto uno. Sesto punto, le fatture atte a comprovare l'acquisto annuale dei contenitori di amalgama sostitutivi. E ultimo punto, anche se non obbligatorio, un avviso della conformità del sistema di separazione di amalgama sia nel tuo archivio sia esposto in sala d'aspetto. Per scaricare il certificato di conformità, ovviamente parliamo del certificato di conformità delle apparecchiature Metasys, puoi cliccare su questo link e scaricare il file e stamparlo. Riassumendo, quindi ti dico che il costo dell'impianto di separazione di amalgama varia in base al tipo di impianto che hai nel tuo studio. Se vuoi sapere chi è il tecnico più vicino a te che può installare il sistema di separazione di amalgama, contattaci. L'amalgama va recuperata e smaltita una volta l'anno obbligatoriamente. È possibile installare il separatore solo sul riunito del tuo studio. È possibile installare i separatori su tutti i tipi di motori aspiranti. Parlo ovviamente di separatori Metasys. E per ultimo, crea un archivio con tutta la documentazione che abbiamo visto in precedenza, in modo che sarai preparato ad affrontare un eventuale controllo. Per ulteriori informazioni puoi visitare la pagina su questo link oppure puoi contattare il nostro specialista all'indirizzo sales@dentalastic.it. Bene, siamo arrivati al termine. Spero che questo video ti sia stato utile per risolvere i dubbi che avevi. Se pensi che sia interessante anche per altri tuoi colleghi, puoi condividerlo tranquillamente. Io ti ringrazio per l'attenzione e il tempo che ci hai dedicato e ci vediamo, se vuoi, nel prossimo video. Un saluto da Luca Riccardi, General Manager di Tecnomed Italia. Ciao!